Vediamo intanto le squadre che scendono in campo. La terna arbitrale di quest'oggi è composta dal signor Madonna della sezione di Civitavecchia, coadiuvato dal primo assistente, il signor Carcea della sezione di Roma 1, e l'assistente, il secondo assistente, il signor Mocanu, anch'esso della sezione di Roma 1. Vediamo, batte Laurenti, palla sul secondo palo, colpo di testa, palla che finisce però alta. È riconquistata da Lopinto. Ancora Corsetti, Corsetti, possesso palla, ancora Corsetti. Cioè c'entra Corsetti, può anche far partire il destro. Corsetti, Raleanu, però gli dice di no. Ottimo però De Filippo che va via, ruba il tempo. Fiorentino lanciato verso la porta. De Filippo, De Filippo, De Filippo! 1-0 del Valmontone col numero 11. De Filippo. Prova a girarsi Corsetti di nuovo verso Plini. Plini entra dentro l'area, va al fondo. Plini la alza dentro di testa. Prova Lopinto, palla che passa. Del Mastro, ancora Del Mastro col sinistro. Prova, entra dentro la rigore. Ancora Corsetti, ne fa secchia. Altri due Corsetti, spintonato. Libera al destro Corsetti. Tre giocatori avversari. Capotaglio, palla morbida. A cercare Corsetti, Corsetti! Il numero 10 del Pomezia sullo splendido scavetto del numero 14. Trova il gol. Cerca di appoggiarsi, lo fa verso Palombi, la palla non è uscita, stacca di testa Massella. In qualche modo la mette fuori Prati. Ancora Capotaglia, rimetterla dentro, in appoggio, la palla è dentro. Renano, attenzione! Mamma mia, occasione per Bianchi qui, che si è trovato in avanti. Corsetti contro gli altri del Valmontone, cerca un pallonetto, bellissimo! Traversa, giocata strepitosa. Verso Corsetti, il numero 10, vediamo Corsetti cosa inventerà da qui. La palla è dentro! E questa volta Corsetti trova il pallonetto decisivo, il numero 10. Ed ecco qui, c'è il fischio finale. Il Pomezia riesce a ribaltare la partita e a portare a casa 3 punti importantissimi.